Saluto tutti quanti voi, Così carissimi l'ho fatto, però non fa amici, al nulla. signor direttore generale, a tutti coloro che zelano al bene di questa struttura. Messa di Natale all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, celebrata dal vescovo Sergio Melillo, che ha fatto anche visita agli ammalati. Per l'occasione, il direttore generale dell'ASL di Avellino, Mario Ferrante, ha annunciato importanti novità che riguardano l'ospedale del Tricolle. L'anno nuovo per questo ospedale ci aspettano una serie di cose molto importanti. Per fine gennaio-febbraio siamo quasi vicini nel cronoprogramma, faremo l'inaugurazione del nuovo pronto soccorso in cui ci sarà tutta la parte COVID che sarà per essere completata in questi, entro il 15 di gennaio. Ci sarà la parte riguardo alla diagnostica dedicata per il pronto soccorso, in cui ci sarà TAC, telecomandato, ecografi, tutto dedicato. Il malato che arriva al pronto soccorso non girerà più per tutto il plesso, ma avrà a pochi metri la possibilità di avere la diagnosi. Riannodiamo tutto, ci sono oltre, mille, mi sembra, 1500 metri quadri, tutta l'area che interessa il pronto soccorso verrà tutta messa in sicurezza e isolamento. Poi ci sarà l'inaugurazione anche della cardiologia interventistica.